Buongiorno, ciao ragazzi, qui Giuliano De Danieli dagli uffici di Prima Posizione. L'altro giorno mi è arrivata una domanda da un nostro potenziale cliente che mi ha scritto: Giuliano, ma come fate a fare online marketing su più di 200 settori differenti? Beh, la risposta è molto semplice. Innanzitutto andiamo a spiegare che cos'è l'online marketing. L'online marketing è sfruttare l'online per andare ad acquisire clienti, per andare ad acquisire in primis contatti e poi trasformarli in clienti. Quindi, come facciamo a fare online marketing per più di 200 settori differenti? Beh, devi sapere che alla fine l'obiettivo è produrre risultato per il nostro cliente. Quindi, quando noi andiamo a fare delle campagne di visibilità online per i nostri clienti in più di 200 settori differenti, il nostro unico obiettivo è fare in modo che questi clienti ottengano risultati, ok? Andiamo dal settore bancario al settore immobiliare, al settore delle macchine agricole, al settore del food, al settore dei servizi per la pulizia, al settore del noleggio a lungo termine. Ecco, questi sono alcuni settori che trattiamo, ma come riusciamo ad ottenere risultati in più di 200 settori differenti? Semplice, la regola che noi applichiamo è una, ok? Analizziamo i dati. Quindi, prima di proporre qualsiasi tipo di attività di online marketing ai nostri clienti, andiamo a fare una verifica precisa dei dati. Cosa vuol dire verifica precisa dei dati? Sostanzialmente andiamo a vedere chi è il nostro cliente, andiamo a vedere su che settore opera, andiamo a vedere il livello di competitività, quindi andiamo ad analizzare al millimetro i competitor del nostro cliente. Chiaramente l'analisi dei competitor va fatta a livello locale, se opera a livello locale, a livello nazionale, se opera a livello nazionale, oppure a livello internazionale, se lavori a livello internazionale. Fatta l'analisi dei competitor, andiamo a vedere la cosiddetta domanda consapevole. La domanda consapevole che cos'è? È la domanda che sostanzialmente viene fuori da Google, che è il motore di ricerca principale. Domanda consapevole vuol dire quando qualcuno va sul motore di ricerca a cercare, a scrivere una serie di combinazioni di parole chiave, ok, per trovare la tua attività. Facciamo un esempio: se tu avessi un hotel a Venezia 3 stelle sul Canal Grande, una possibile combinazione di parola chiave ad alto tasso di conversione, quindi ad alto tasso di conversione significa con buone possibilità di per te albergo di essere contattato, potrebbe essere hotel a Venezia 3 stelle Canal Grande. Come vedi, è una combinazione di parole chiave estremamente specifica. Più la combinazione di parole chiave è specifica, più quella combinazione di parole chiave ad alto tasso di conversione. Quindi diciamo che le attività di online marketing che hanno a che fare con Google vanno a raccogliere, vanno a rastrellare, vanno a prendere la cosiddetta domanda consapevole. Le attività invece di digital marketing che hanno a che fare con i social, ok, i social sono principalmente Facebook, Instagram, LinkedIn, ok, che hanno a che fare con queste tipologie di social, vanno invece a colpire la cosiddetta domanda latente. Quindi c'è un online marketing specifico per la domanda consapevole, per andare a prendere la domanda consapevole, c'è un online marketing specifico per andare a lavorare invece sul cosiddetto mercato freddo, cioè il mercato che arriva dalla domanda latente, quindi che arriva dai social, ok? E quando è che ha senso andare a investire, fare attività di online marketing su Google piuttosto che su Facebook? Ecco, risposta a questa domanda le otteniamo solo andando ad analizzare i dati. Per chi mi conosce sa che sono una persona estremamente precisa e prima di consigliare ai miei clienti che tipo di investimenti fare, sono uno che va ad analizzare attentamente i dati. Perché? Perché voglio che gli investimenti che i miei clienti fanno online abbiano un ritorno. Perché? Perché poi alla fine, se l'investimento ha un ritorno, non è più un problema che io vada a mettere online 50.000 euro, 100.000 euro, 1 milione di euro. Cioè non è più un problema di budget. Quando si hanno ritorni,
quando siano ritorni, il budget non è più un problema. È chiaro che un direttore commerciale, un direttore marketing, un imprenditore deve comunque pensare in termini di budget, ok? Però nel momento in cui si riesce a trovare la chiave di volta, che sia un ritorno costante, continuo e prevedibile, la questione del budget non ha, tra virgolette, più senso, ok? Quindi, tornando a noi, perché fare attività di online marketing? Attività di online marketing è indispensabile perché ormai le persone sono tutte online e quindi noi dobbiamo adeguarci a questa tendenza, dobbiamo fare in modo che la nostra attività sia costantemente trovata e scelta all'interno di questi canali che vi ho appunto nominato. Quando devi scegliere un'agenzia, quando devi scegliere un consulente che si occupa di online marketing, mi raccomando, vai a verificare quanta esperienza ha. E il fatto che magari noi ad esempio lavoriamo in 200 settori, perfetto, se mi arriva un cliente di un settore che non ho assolutamente trattato, ok, dovrebbe secondo te preoccuparsi? Assolutamente no, perché la cosa bella nostra è che, avendo trattato più di 200 settori in modo assolutamente trasversale, che cosa facciamo? Andiamo a prendere varie idee, vari spunti che ci arrivano dai diversi settori e li utilizziamo poi per magari settori dove non abbiamo ancora lavorato, ok? Quindi diciamo che ci facciamo contaminare le strategie che utilizziamo poi nell'online marketing, facciamo contaminare da diversi settori e tutte le idee interessanti che noi abbiamo sviluppato in questi 200 settori le prendiamo, le mettiamo assieme e le utilizziamo, le testiamo su altri campi, su altri settori, ed è così che ci arricchiamo costantemente. La base, comunque, il comune denominatore del successo comunque nell'online marketing, più di 200 settori differenti, è data comunque dall'analisi dei dati, dove l'analisi dei dati rientra anche l'analisi del potenziale cliente, del nostro cliente, ok? Scusami il gioco di parole, ma è esattamente così. Per avere successo nell'online marketing bisogna conoscere per filo e per segno il target a cui si va a comunicare, quindi bisogna conoscere molto bene l'età, molto bene il reddito, molto bene le abitudini, molto bene gli interessi, dove si trova, dov'è geolocalizzato, quali sono i suoi hobby, che cosa pensa, quali sono le principali paure, come ti va a cercare online, sia su Google sia su Facebook, ok? Quindi, come vedi, per evitare di buttare soldi online bisogna fare tutta una serie di ragionamenti uno dietro l'altro per arrivare poi a un risultato concreto. Bene, quindi abbiamo capito quanto importante è per la tua azienda fare online marketing. Per oggi è tutto, ti saluto, un saluto da Giuliano De Danieli, dagli uffici di Prima Posizione. Mi raccomando, iscriviti al mio canale, clicca anche sulla campanella, in questo modo ti arriveranno le notifiche per i video successivi che farò prossimamente. Ti ricordo che in questo canale tratterò tematiche che hanno a che fare con la vendita, il marketing e l'online marketing, che sono le tre aree, secondo me, che ogni imprenditore, ogni direttore marketing dovrebbe conoscere, dovrebbe presidiare per far sì che la sua azienda venda sempre di più. Bene, con questo è tutto, un saluto da Giuliano De Danieli e alla prossima. Ciao!